Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e siamo tornati ad una nuova puntata di Pro Cycling Manager. Ci manca l'ultima tappa della settimana ciclistica internazionale. Ci stiamo avvicinando all'obiettivo della gara che era arrivare dentro la top 10, per ora siamo undicesimi. Davanti di noi c'è Luca Vergallito a pochi secondi e in questa ultima tappa faremo di tutto per superarlo. Guardiamo il calendario perché vi avevo detto che la prossima gara era la Liegi, in realtà non era la Liegi, ma sarà il trofeo Piva, comunque un'altra classica importante per un under 23. Non dilunghiamoci in chiacchiere e andiamo nella tappa clou della settimana ciclistica internazionale. Speriamo che il nostro corridore abbia una buona forma, che non sia meno uno come l'ultima tappa che ci ha fatto perdere tanto tempo in generale, ma cerchiamo di mettercela tutta. Intanto la sua forma è al 97%, quindi è praticamente in forma. C'ha un più uno di base, anche se l'ultima tappa avevamo meno uno, quindi promette bene. L'unica, un arrivo in pianura, però siamo su un circuito molto duro. Questa volta non è tra i favoriti. Questo ci fa pensare che la gara non è per lui, ma io ci credo e speriamo bene. Eccoci qua sulla linea di partenza, tappa piovosa. Vediamo la sua condizione invece com'è prima di partire. E siamo a più 3. Non capisco perché mi chiedono di fare 25 km in testa al gruppo, ma noi mettiamoci giusto un attimo davanti. E una cosa folle che sono sempre stato il capitano in questa gara, l'ultima tappa dove mi gioco la top 10, la squadra mi chiede di mettermi davanti al gruppo a tirare. Quindi guardiamo le strategie di gara, però bisogna anche stare attenti a questo. Mi chiedono di tirare 25 km e arrivare nella top 10. Queste fasi di gara dove si va a 30 all'ora mi metto davanti, vediamo quanti chilometri riesco a fare in testa. Comunque questi obiettivi sono da fare purtroppo, quindi cioè, si possono anche non fare, però se li facciamo guadagniamo più punti. Quindi cerchiamo di farli, tanto tirare avanti a 30 all'ora non è un problema per lui, difatti abbiamo già fatto 5 km pacifici pacifici, quando inizia la salita possiamo andare anche più piano perché fanno fatica a tenere il nostro ritmo. Anzi, stanno addirittura andando forte in salita. Vabbè, noi stiamo qua davanti al gruppo, non ci costa niente. Tanto vediamo, il gruppo sembra già allungato. A tirare sono le classiche squadre. Attenzione, attenzione che è caduto. Ci siamo persi la caduta. Ci siamo persi la caduta perché stavamo simulando la velocità, però non sembra essersi fatto male perché è ritornato senza problemi davanti al gruppo. Poi magari a fine gara ci dicono che si è fatto male, quindi non sarebbe il massimo, perché potrebbe compromettere almeno la prima parte di stagione. La prima parte di stagione dove ci sono tante gare interessanti, soprattutto a livello under 23, perché poi ci sarà il Piva, ci sarà il Belvedere, ci sarà la Liegi Under, tutte gare dove si può lottare per la vittoria e una caduta potrebbe compromettere tutta questa parte di stagione, oltre a compromettere la classifica generale della settimana ciclistica internazionale, dove ci vede attualmente all'11° posto, dove il nostro obiettivo è arrivare nella top 10. Tanto cerchiamo di andare davanti prima della discesa. No, non ce la facciamo. Quindi per ora abbiamo tirato 10 km in testa al gruppo. Vediamo, mettiamolo a 60, così prima facciamo i chilometri, prima ci possiamo riposare. Ne mettiamo a 55. Vediamo quanti chilometri riusciamo a macinare ancora. Vabbè, prima della salita si rimette dietro. Momenti, momenti di tensione. Allora, vediamo quanto dura questa gara. Perché forse è più carino che vediate questa puntata da sola e poi a parte vedete poi le classiche Under 23.
quindi vediamo quanto dura, perché sarà una gara importante per far sì che faccia una buona prestazione. Quindi può essere una puntata un po' più corta oggi, così poi nella settimana che iniziano le classiche Under 23, molto interessanti, dove c'è un parterre diverso perché non ci sono squadre World Tour, non ci sono Continental Pro, ci sono solo Development, quindi troveremo probabilmente l'Alpes in Development, la Jumbo Development, tutte squadre importanti, però non con i top player, diciamo, solo con i corridori giovani che hanno dentro la squadra, che sono anche un po' più scarsi, diciamo, sono all'incirca al mio livello, un po' di meno forse, qualcuno anche un po' di più. Quindi inizierà a diventare molto interessante, che per la crescita poi del personaggio sono tutti punti che si fanno. Tanto siamo circa a metà gara perché mancano 80 km, il nostro obiettivo è quello di superare in classifica almeno Vergallito, perché ha 20 secondi in meno di noi in classifica, ma se uno davanti di noi per caso salta ancora meglio, perché ci troviamo in automatico in decima posizione, che è il nostro obiettivo. In realtà è leggermente cambiato il percorso rispetto a quello che mi ricordavo io, quindi la gara è leggermente più aperta. Oggi non ho a disposizione dei compagni che mi danno una mano, perché dovrei addirittura mettermi io in testa a tirare. Finora ho tirato 14 km e direi che non tiriamo ancora, perché sennò rischiamo di non riuscire a lottare per la decima posizione. Il prossimo giro, alla penultima volta che facciamo la salita, inizierà a diventare uno dei passaggi clou. Quindi già da adesso mettiamoci almeno con una forma ad 85, perché sennò se accelerano rischiamo di farci staccare. Siamo già caduti, ricordiamo che ha fatto una caduta e che rischiava di compromettere tutto. Ovvio che ci sarebbe stato il trucco di cliccare ESC e termina la partita, ma non cerchiamo di giocare più semplice possibile. E poi anche il bello del gioco, che succedano queste cose che rendono tutto il più reale possibile. Stavo notando anche com'è bello i dettagli sul casco, che sembrano molto reali in base alle marche che utilizzano. In questo caso hanno tutti un casco simile, ma avevo provato a fare anche un'altra gara dove c'erano i corridori della Bora e della De Koenig che avevano lo Specialized e sembrava molto reale. È molto carino questo dettaglio, oltre a quello delle ruote, dei copertoni che si possono vedere. Diciamo che la grafica non è migliorata tantissimo rispetto agli scorsi anni, però è riuscita a migliorare. Non è come FIFA, diciamo, che si vede il personaggio, è praticamente reale, siamo arrivati a dei livelli assurdi, però in qualche modo lo ricorda. Essendo un gioco anche solo per PC, magari utilizzato da una nicchia, secondo me è tanta roba. Quando vediamo il gruppo che è tutto allungato, i miei compagni di squadra, io dovrei dargli una mano, sono tutti in testa al gruppo e molto probabilmente in questa salita perderanno le ruote. Intanto anche il mio personaggio sta faticando un po'. Eccoci qua, sull'ultima salita di giornata. Mettiamola tutta perché 2 km in cima è un po' lunghetta, però si potrebbe provare ad andare in fuga. Vediamo, Vergallito è qua, Sepulveda mi sa che ci sta provando. Mettiamolo così. Segui Brambilla. Vediamo se magari riusciamo a rimanere con loro. Sembra di sì. Siamo in 15 in testa al gruppo. Seguiamo ancora Brambilla? No, non ce la fa. Seguiamo Valerio Conti? Dai che ci prova, dai che ce la fa forse? No. Vabbè, proviamo a rimanere in testa. E c'è un piccolo buco, quindi possiamo provare ad insistere e andare a riprendere Brambilla. The Tier, vediamo qua. No, il problema è che Valerio Conti adesso sta per richiudere. Vediamo in questo risciacquo se riusciamo a staccarci tutti dalle ruote. No, mi sa che
abbiamo... No, meglio mettersi sulle ruote e riposare adesso. Purtroppo abbiamo perso il momento. Vediamo se c'è Vergallito. Ok, non mi sembra di vedere corridori Alpecin, quindi molto meglio. Mettiamo un attimo in pausa. Guardiamo nella mappa. Vediamo chi c'è all'interno del gruppo. Vergallito è staccato, quindi dovremmo rientrare nella decima posizione. Salutiamo intanto il bandito se sta guardando questa puntata. Questa guerra tra noi due per la decima posizione alla coppia Bartali, ovviamente dal gioco. Stiamo parlando solo di Pro Cycling Manager. Anzi, molto probabilmente quando uscirà questa puntata sarà già iniziato il Tour Down Under, dove esordirà il bandito nella sua prima gara World Tour. Attenzione che sta partendo la fuga intanto, se mettiamoci a ruota di Sepulveda. Quindi molto probabilmente sarà esordito nella sua prima gara World Tour. E quindi gli facciamo gli auguri, speriamo che possa ottenere dei buoni risultati. Tanto teniamoci pronti. Allora, mettiamo un attimo in pausa. No, ho sbagliato il bottone. Ok, mettiamoci a ruota di... Tanto guardiamo che... Ok, sempre staccato. Mettiamoci a ruota di... Proviamoci. Che sicuro esplode, quindi... Proviamo. Ah, tira leggermente in su. Andiamo. Niente, però bandito è staccato, quindi a noi va bene così. Dovremmo rientrare nella top 10. Ci abbiamo provato questa volta in cima alla salita, abbiamo provato ad andare in fuga, si è quasi rotto il gruppo grazie anche a Valerio Conti che è staccato. Abbiamo provato a seguirlo, ma per poco non ce l'abbiamo fatta. Si stava creando un piccolo buco dietro di noi, ma purtroppo Valerio Conti poi ha richiuso. Scusate, l'attacco era di Brambilla, quindi va bene così, perché dovremmo in teoria rientrare nella top 10, che era il nostro obiettivo. Adesso vediamo cosa è successo. Tanto questo è il replay della volata. Vediamo, questo ero io, morto, seppellito da buttare nell'umido, ma è una delle prime gare pro, quindi ci può stare, dai. Andiamo a vedere il podio. La vittoria è stata di Bice alla fine. Classifica generale, decima posizione. Ce l'abbiamo fatta, il nostro obiettivo l'abbiamo portato a casa. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Classifica scalatori, non siamo neanche dei 10, anche se in realtà potevamo provare a far qualcosa di più. Classifica punti non ci interessa, classifica giovani invece quarta posizione. Per il vincitore comunque era un under 25, come vi accennavo in realtà nella scorsa puntata, la classifica under 25 attualmente non ha molto senso. Attenzione, perché il bandito addirittura ha perso 5 posizioni. Quindi è andata bene, vediamo quanti punti ci danno, più 20 punti, rimaniamo sempre al terzo livello. Il manager giustamente è contento. Ora simuliamo giusto fino a fine marzo per vedere se riusciamo a passare al quarto livello, per vedere quanto migliora il nostro personaggio. E poi nella prossima puntata iniziamo a vedere le classiche da Under 23. Anche là inizieranno a diventare molto interessanti, perché il calendario cambia. Ci sono tutte le varie gare classiche che fanno, dal trofeo Piva, dal Belvedere, Liberazione, alla fine partecipiamo comunque anche se è una gara piatta. E poi si andrà a fare Giro di Sicilia. E più avanti anche a giugno il giro under, anche quello inizierà a diventare interessante, perché ci sarà il parterre simile a quello che troveremo nelle prossime tappe, quindi il Belvedere, il Piva, la Liegi under, e riusciamo anche a capire il livello come siamo messi. Tanto manca ancora un giorno, vediamo se passiamo di livello, ma la vedo dura, perché abbiamo 61 punti, bisogna arrivare a 150 per arrivare al quarto.
È un peccato perché più 55 ci manca ancora qualcosina. Sai che magari al trofeo Piva facciamo la prima vittoria e passiamo al quarto livello, perché con la vittoria si ottengono più punti, ovviamente. Si ottengono più punti e non solo. Attenzione, contratto 1024. Allora, qua ci dicono questa cosa, il 2024 bisogna, queste sono un po' di squadre e noi dobbiamo mettere tra tutte queste che più o meno ci stanno adocchiando, tra tutte queste quale ci piacerebbe farci contattare. Proviamo a mettere intanto Team Colpack, anche se speriamo di ottenere un contratto da una Continental Pro almeno per la prossima stagione, in modo da poter fare delle gare un po' più interessanti. Altra cosa, certe gare, ovviamente qua possiamo bypassare, certe gare non le possiamo fare se non siamo ad un certo livello. Ad esempio, se vogliamo andare a fare il giro del Trentino, bisogna essere almeno livello 6, quindi per quello bisogna provare a salire di livello il prima possibile, in modo tale da poter fare, da essere più forti e da fare anche delle gare più interessanti. Attualmente siamo solo a livello 3, ma ci sta perché abbiamo fatto poche gare, quindi può andar bene. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.